Allora, Mauro Mocci, Medici per l'Ambiente ISDE Italia, che ci ribadisce le problematiche dovute all'inquinamento creato dalla combustione delle fonti fossili. Esatto, le fonti fossili sono già di per sé contengono sostanze altamente inquinanti, quindi sia gas, carbone ed olio combustibile. Nel momento in cui andiamo a bruciarli per produrre energia, queste sostanze tossiche noi le andiamo a mettere nell'atmosfera, nell'aria, e così facendo andiamo a distribuire quella pericolosità che prima era catturata sottoterra, andiamo a portare nell'ambiente. Le persone respirandole, nutrendosi, perché poi vanno a finire in tutti gli elementi vitali. Noi parliamo dell'uomo, dobbiamo considerare tutti gli esseri viventi, quindi queste sostanze altamente tossiche che provocano cancro, tumore o altre patologie, noi con la combustione andiamo a redistribuire sul territorio e quindi non facciamo altro che provocare danni irreparabili agli esseri viventi. Certo, e ricordiamo per l'ennesima volta, questi danni finalmente sono stati calcolati dall'Unione Europea e li ha calcolati in 300 miliardi di euro all'anno, quindi non una tantum, E ma all'anno. anche sulla pericolosità di queste emissioni ormai non ci sono più dubbi, la letteratura scientifica mondiale ormai è dalla parte nostra, basta con la combustione dei fossili perché così facendo noi stiamo avvelenando il mondo. Quindi non credo ci siano più argomenti oltre questi per dimostrare quello che sta succedendo. Più che sufficiente, grazie.